45 bassorilievi, bozzetti originali, foto di mascherate e giganti di cartapesta. Si intitola Lo chiamavano carrista, ma chi io? La mostra di Riccardo Dieli, allestita nell'ex chiesa di Sant'Arcangelo a Fano. Dal primo lavoro nel 1977 all'ultimo nel 2009 viene ripercorsa la storia di uno dei protagonisti del carnevale più antico e dolce d'Italia. Nel 76, quando tornai dal servizio militare, mi proposi subito alla carnevalesca per una mascherata di testoni a piedi. Purtroppo non si fidarono di me e quindi questa mascherata fu allestita insieme a due amici, autofinanziata e autogestita. Poi, una volta fatta queste teste, chiaramente non poterono dirci di no, e da lì iniziò la mia storia nel carnevale. Dieli, che mette in mostra 4 decenni di attività, detiene un record: dal 1986 al 2009 è stato sempre presente con un carro di prima categoria progettato e realizzato da lui. E ho fatto appunto una statistica, ho visto che nessun carrista è mai riuscito a fare una linea così prolungata di presenze ininterrotte. Poi nel 2009 ha deciso di lasciare questo lavoro, per quale motivo? Allora, nel 2009 c'è stata la polemica con il presidente della Carnevalesca di allora, che non voleva che io praticamente usufruissi di uno sponsor per il carro collegato al soggetto. Poi la storia mi ha dato ragione, perché gli sponsor li hanno fatti e addirittura sono andati oltre quello che io proponevo, cioè ho fatto il carro dello sponsor. Nonostante la decisione presa dal maestro carrista 11 anni fa, in tanti continuano a chiedere un suo ritorno, ma Dieli non cambia idea, continua però a realizzare e vendere i bassorilievi, una delle sue passioni. C'è un carro in particolare a cui è legato? Beh, più di uno, sicuramente quello dell'89, il carnevale più dolce d'Italia, che arrivò secondo. Però anche quello del 91-92 sugli UFO, anche quello con professor Berardi che pescava il Lisippo del 90, che quello ebbe lo stesso un grosso successo. Molti, racconta il maestro, sono i ricordi legati al carnevale e tanti momenti memorabili. C'è anche un po' di nostalgia. L'evento infatti non è più sentito come una volta e le norme sulla sicurezza, ci dice, limitano l'iniziativa. Il carnevale senza pienone non è il carnevale. Cioè, è bello quando il carro fa fatica ad andare avanti, cioè per noi carristi è un problema che dobbiamo andare via, però è quello il bello: se il carro sfila con due ali laterali, con la strada che si vede, insomma l'asfalto, non, meglio non farlo secondo me. C'ho questa idea che il carnevale va avanti solo per non morire. I vecchi capannoni erano i capannoni, cioè lì avevi proprio la sensazione che la storia era nata lì, cioè i carri mitici di Corsaletti, Valentini, Ferretti, Radicciuoli, sono nati da lì. I capannoni nuovi sono senza anima, secondo me, sono più delle così capannoni industriali, ma non c'è quell'atmosfera che c'era qua, l'odore della cartapesta, che adesso fra l'altro non si fa manco più, quando aprivi i portoni in avanti, perché una volta c'erano le porte di masonite, si aprivano in avanti, quindi uno spettacolo che c'era solo 3 giorni all'anno lì. Il maestro sta già pensando al futuro con un'altra esposizione. Intanto la mostra al Sant'Arcangelo rimarrà allestita fino a giovedì 30 luglio.